Lunedì 4 maggio inizierà la fase 2 di questa emergenza Covid-19, però c'è ancora tanta incertezza per la riapertura di tante attività e soprattutto di bar. Per quanto attiene ai bar, sostanzialmente la fase 2 non esiste, perché la riapertura per un ipotetico servizio a domicilio o servizio da asporto per il bar è sostanzialmente nulla. Tra le varie, è difficoltoso anche per i ristoranti andare avanti solamente con un servizio da asporto, che ripeto, non è un servizio da asporto classico, ma è un servizio da asporto su prenotazione, ovvero il cliente telefona, chiede il prodotto che è pronto, viene, lo ritira e non lo può consumare nei pressi dell'attività. Se questo è già difficoltoso per un ristorante, immaginatevi per un bar. Oggettivamente i bar vengono spostati al 1° giugno e anche dal 1° giugno non si saprà quello che si dovrà fare, non ci sono ancora i protocolli specifici e temiamo che siano particolarmente pesanti per i bar. Oggettivamente, se vogliamo focalizzarci sul discorso dei bar, questa è una categoria che si sente vessata, si sente l'ultima, è stata la prima a chiudere, la prima ad avere perdite al 100%, sarà l'ultima a riaprire, sarà la più difficoltosa, è costantemente additata come luogo di aggregazione, come se questo fosse una colpa, come se i supermercati non fossero un luogo di aggregazione. Sarà la categoria che soffrirà di più e deve essere aiutata a livello governativo, a livello regionale e soprattutto anche a livello di singoli comuni, perché la tassazione locale va ad incidere in modo spropositato. Per quello che riguarda il suolo pubblico e per quello che riguarda la Tari, i comuni devono tassativamente intervenire.